Salve a tutti e benvenuti su OptTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del test di Amsler, un test molto utile per valutare ed evidenziare eventuali alterazioni della macula, ovvero di quella porzione centrale della retina che è responsabile della visione dei colori e della discriminazione degli oggetti nello spazio. Questa porzione centrale della retina, quindi la macula, va incontro a delle alterazioni con l'avanzare dell'età oppure quando si presentano delle patologie sistemiche, ad esempio come il diabete. Infatti, il test di Amsler si mostra proprio per questo motivo molto utile all'interno di screening per utenti, ad esempio over 50, oppure utenti con determinate patologie sistemiche. Il test a livello strutturale è composto solitamente da una griglia con sfondo bianco, classicamente, e le linee nere. Poi al centro del test vi è un cerchietto nero di fissazione e si inizia il test facendo fissare il cerchio nero all'utente in monoculare, quindi un occhio alla volta ad una distanza ravvicinata. Si chiede a questo punto all'utente se vi sono delle distorsioni oppure degli annebbiamenti nella griglia e gli si chiede anche di indicare dove questi ultimi si ripresentano. Queste anomalie nella griglia di Amsler possono essere ricondotte a degli scotomi, a delle lesioni oppure a dei distacchi retinici e in ogni caso quando vengono evidenziate queste condizioni, l'utente viene sempre inviato da un oftalmologo, il quale saprà ovviamente come risolvere, come trattare queste problematiche. Di solito non sono competenze di optometristi, ma ovviamente se vengono evidenziate durante l'attività clinica oppure durante alcuni screening, è sempre bene inviare l'utente presso un professionista di competenza in questo caso. Inoltre il test può essere utilizzato per monitorare delle maculopatie precedentemente evidenziate, proprio come stiamo vedendo nell'esempio qui a destra, mentre nel primo controllo l'utente aveva evidenziato una regione anomala molto più piccola, nel secondo controllo a distanza di tempo l'utente evidenzia una regione anomala molto più grande. E ciò ci fa capire che c'è stata una progressione nell'alterazione retinica. Dunque, per questo video è tutto, è durato molto poco, lo so, ma ci vedremo presto con un altro Opto Video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi soprattutto al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video, bella Opto Star!